dire che questa autonomia differenziata non funziona. Non siamo noi i comunisti brutti e cattivi, ma c'è anche, per esempio, lo Svimez che dice che in quest'ultimo anno la Sicilia, per esempio, è cresciuta più della media nazionale, probabilmente è cresciuta più della media nazionale non per suo merito, ma per effetto di un moltiplicatore automatico che è la spesa di Agenda 2014-2020, però questa crescita rischia di essere messa in crisi proprio dall'autonomia differenziata. E allora cosa fare? Bisogna uscire dall'ambiguità, bisogna far sì che le classi dirigenti del Sud dicano realmente cosa pensano di questa autonomia differenziata. E allora per far questo, io chiedo e ho chiesto, e diciamo nelle prossime ore avrò anche un confronto con il segretario, con il rappresentante della segreteria nazionale del PD per il Sud, che è Sarracino, l'onorevole Sarracino. Chiedo che i cinque consigli regionali del Sud insieme votino, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, votino una proposta di referendum abrogativo. Dinanzi a questa proposta vedremo cosa diranno le classi dirigenti del Sud e del centrodestra, perché ad eccezione, diciamo, della Campania e se vogliamo anche della Sardegna, tutte e della Puglia, le altre regioni del Sud sono governate dal centrodestra. Quindi vediamo se è vera la posizione del presidente Occhiuto che dice che è contrario. Bene, voti per il referendum abrogativo. Vediamo quanto è, diciamo, scivolosa la posizione del presidente Schifani, che per un verso dice che bisogna stare attenti, ma per l'altro verso attacca il suo collega Occhiuto per questioni di posizionamento interno a Forza Italia. Io penso che le questioni di posizionamento interno abbiano poco rilievo rispetto a un tema così importante, qual è quello della qualità della vita dei siciliani, della qualità della vita del 40% dei cittadini italiani che vivono nelle regioni del sud e che purtroppo rischiano, a seguito di una carenza di servizi che verrà provocata dall'autonomia differenziata, di abbandonare questa terra e di divenire molto meno del 40%. Lo svuotamento dei nostri territori, soprattutto delle aree interne, è ben noto, ma dinanzi a questo la risposta non è l'autonomia differenziata, ma anzi un potenziamento delle risorse che spettano al sud e soprattutto alle isole, come previsto dall'articolo 119 della Costituzione. Ed in questo senso il PD sta facendo un gran lavoro. Il senatore Nicita è riuscito a far approvare, insieme al suo collega Meloni, un emendamento in commissione bilancio che prevede che nello stanziamento delle risorse per le infrastrutture si debba tenere conto di quanto stabilisce l'articolo 119. Dunque bisognerà mettere in campo un sistema perequativo a sostegno delle regioni insulari.